L'emergenza per l'incendio divampato due giorni fa sul monte Trstel in Slovenia, a nord di Comeno, è cessata a seguito delle forti precipitazioni della scorsa notte e di questa mattina. Sul posto rimane comunque un presidio preventivo dei vigili del fuoco, con mezzi aerei pronti a decollare in caso di nuovi focolai. Lo ha riferito alla nostra emittente il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che in queste giornate si è tenuto in stretto contatto con le autorità slovene per il pericolo che le fiamme si estendessero in direzione dell'Italia, in particolare del vallone di Gorizia. Area questa martoriata dalla straordinaria stagione di incendi di due anni fa. Sul Carso sloveno in questi giorni hanno operato in volo due elicotteri e due air tractor, i velivoli per lo spegnimento dei roghi di fresca acquisizione della vicina Repubblica. Altri due, ha precisato ieri il premier sloveno Golob in conferenza stampa sul posto, arriveranno nel prossimo biennio. A terra, per circoscrivere l'area degli incendi, che hanno distrutto oltre 150 ettari di bosco, per fortuna risparmiando le zone abitate, hanno lavorato 550 uomini, di cui 480 pompieri, imponente il dispiegamento di forze anche della protezione civile slovena.